Caccia di conferme dopo l'esploit di Chiavari contro l'Entella 2-1 alla verdetto finale. È solo un cambio rispetto alla partita di tre giorni fa. Cangiano per Accornero e dunque Cangiano è il tridente d'attacco completato da Merola e Cupone. 3-4-2-1 il sistema di gioco del tecnico Canzi, il tecnico del Pontedera davanti Benedetti e Ianesi, alle spalle di Nicastro. C'è subito una parata di Prizzari sull'inserimento centrale di Catanese, il cannoniere del Pontedera con 6 gol, un centrocampista classe 93. Ciri prova subito dopo, dunque un avvio aggressivo da parte dei toscani, c'è la deviazione salvifica di Pellacani, ma comincia un'altra partita con il Pescara che diventa devastante. C'è questo grandissimo gol, meravigliosa l'acrobazia di Cuppone sul l'assist al bacio di Floriani che aveva combinato con Merola. Questo è il quinto gol in campionato per Cuppone, siamo al 16esimo, si sblocca la situazione, reagisce, prova a farlo la formazione di casa con Ianesi, classe 2002, in prestito dall'Udinese, colpisce il palo alla destra di Plizzari, dunque ad un passo dal pareggio il Pontedera è praticamente sul capovolgimento di fronte, stiamo per vedere l'azione del raddoppio. Cangiano si accentra, vede il taglio di Merola, il suo lancio col contagiri, Merola controlla il pallone, elude l'intervento in uscita del portiere Lewis e firma il 2-0, qualcuno ha detto come Verratti nelle vesti di Cangiano insigne in Pescara Torino del 2012, l'azione molto simile, guardate la giocata tecnica, la pulizia dal punto di vista proprio squisitamente tecnico di Merola, il gran lancio di Cangiano, 2-0, poi la traversa di Cuppone che ha giocato una grande partita, oggi ha anche segnato, ha aperto il match, qui la combinazione con Merola, la parata, la respinta di Lewis, segue l'azione Milani, 3-0 alla 44esimo, 0-3 la rete dell'ex, 71 presenze e 6 gol con la maglia del Pontedera, seconda stagione del Pescara, dunque Milani che realizza il suo secondo gol stagionale, si era sbloccato, tra virgolette sbloccato perché si tratta di un difensore nella partita con il Rimini, qui invece ci prova il Pontedera con Benedetti, la deviazione di Mesic, non si fa sorprendere, sempre molto attento e bravo il portiere Plizzari, valore aggiunto di questa squadra in questo campionato. Poi nel secondo tempo l'ingresso di Franchini che sfonda sulla destra il tentativo dei biancazzurri e c'è poi la respinta, attenzione, 16 metri, Merola, gran sinistro, una sassata e la doppietta per Merola che arriva così a quota 4 nella speciale classifica riservata ai cannonieri del campionato di Serie C, 0-4 al decimo minuto della ripresa, ma non è finita perché entra anche Tommasini al posto di Cuppone, elude l'intervento di Lewis, poi nessuno gli va incontro e allora piazza il pallone con il sinistro, il secondo gol in campionato per Tommasini che ha giocato poco anche per via a causa di un infortunio e comunque fa morale questo gol per Tommasini, 5-0 finisce qui la partita, vittoria debordante, lezione di calcio del Pescara a Pontedera, seconda vittoria consecutiva in trasferta.